buon pomeriggio a tutti e benvenuti Anche in questo clima bizzarro siamo stati quasi sconvolti 5 minuti fa da una grandinata, importante, benvenuti ad Affonda la Fossa saluto il barone Zazza qui con me come al solito ciao a tutti e saluto un bellissimo e di bianco vestito, Gag Merighi che dopo una settimana di squalifiche è tornato alla regia della nostra puntata affiancato, ha, preso ha preso un preso, red lui. card ha preso un red card, sì, esatto. un red card una squalifica importante. per insulti, sicura, sicuramente <ride> per insulti di fianco a Gag Merighi c'è Luca, che salutiamo anche lui non ha ancora preso la patente Luca, quindi ah. lo, lo chiamiamo ancora Monello Bene Barone, di cosa, di cosa iniziamo a parlare? Parliamo oggi? un po' della Champions, Par, dai. Parliamo della Champions, eh, i pronostici delle, de, della partita d'andata sono stati, sono stati rispettati, sono passati sia sì. il Borussia Dortmund sia il, eh, il Bayern di Monaco, quanti brividi per il Borussia però? Eh, tanti brividi. Eh. Tanti Effettivamente brividi, eh. è, stata, è stata anche la semifinale più bella. È stata la, è stata la più bella, mentre invece, mentre invece il, il Barcellona è stato proprio come si può dire stracciato: sì, 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 sì. Senza, senza possibilità di appello da, eh, da, dal Bayern di Monaco, che secondo me rimane la squadra favorita per la vittoria di questa Coppa. Concordo. Invece il Borussia mh, ha, tribolato, ha tribolato parecchio sì, è perché. Vero. È, anche se aveva tenuto bene, aveva giocato bene, aveva sfiorato il vantaggio anche sullo 0-0 contro al Bernabeu. l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi dieci minuti sono stati, sono stati di, di inferno. Proprio. Eh sì, 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 però posso dire una cosa, guarda, in que, cioè, si è visto veramente quanto è bello e strano il calcio. Una partita che sembrava ormai morta, in dieci minuti si, si è, è ravvivata clamoro, clamorosamente, veramente. proprio la... La bellezza di questo, di questo sport straordinario. E, e niente. Eh, che cosa si può dire? Si può dire che è il primo derby tedesco sì. della, nella storia delle finali di Champions League. È, è l'ultima nazione, diciamo, europea del calcio importante esatto. che arriva a questo evento. Infatti, la prima è stata la Spagna nel 2000, esatto. con Real Madrid Valencia. Che il Real Madrid ha stravinto. 3-0, poi è passato l'Italia con la finale Milan-Juve a Manchester, dove il Milan ha vinto ai rigori, eh, nel 2008 a Mosca, Chelsea-Manchester United, anche lì vittoria ai rigori. Del, del Manchester United sul, sul, sul Chelsea sì. con quel famoso rigore di Terry che è scivolato sci, il che il è scivolato, forse, forse si pensava ancora di essere nei 90 sì, minuti sì, sì. visto Rune, allora, eh, si, è tenuto, si, si è agitato allora, eh, si è agitato ha eh, sì, preso il palo e eh, adesso nel 2013 vediamo Bayern Monaco Borussia Dortmund come va a finire noi, noi probabilmente vediamo questa anticipazione che non è ancora che non è ancora definitiva. definitiva, faremo in modo di esserci con, eh, con una telecronaca qui dagli studi di, di C100 Web TV, una telecronaca una direttissima di, de, della finale di Champions, secondo noi naturalmente un grande contributo di ignoranza verso sì, qualche su, pronostico su. ce l'abbiamo. pronostico ce li fa lui, non li faccio io perché... No, io lo non vuoi subito? Vuoi su, un pendolino? Devo sentirlo. Allora, se tu avessi un euro ovviamente non falso da spendere vallo a mettere nel carrello <ride> oltre che Va, vanno con due vanno con due esatto, il adesso i carrelli sei proprio un poveraccio, sei proprio un poverazzo. ma perché continuiamo sei... a parlare con gag meridi possiamo chiudere il microfono basta no, 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 no. Luca chiudi comunque fammi finire sto pronostico bene se c'è un euro da buttare via e te mi sa che ne hai riciclati parecchi <ride> sì. eh, buttalo sul Bayern di Monaco io, io tengo per il Borussia, uh, però posso dirlo. Vabbè, eh, anche io, anch io, io sarei, spero che. Sarei, sebbene, sebbene anche secondo me il Bayern di Monaco sia la squadra più forte delle eh, due, però io è Biblioteco. più forte, secondo io me. Io penso sì, è una questione di esperienza, anche secondo me, a livello sì, internazionale. Ci sono dei giocatori che. Navigati nel Borussia Dortmund non sono ancora arrivati a un certo tipo di. Esatto, esatto. Però sarebbe un, bel, sarebbe un bello. tra virgolette, come si può dire, smacco per, tutte, per, per il buon sì. No, ma più che altro. La vittoria del Bayern Monaco sarebbe un grande, una gran banco di prova per Guardiola l'anno prossimo. Ebbene. Perché anche se è stato mandato via, forse per godersi la pensione, eccetera, eccetera, però se lui se ne andasse con campionato vinto, con 6 o 7 partite d'anticipo, esatto. e questa Champions League, tutti adesso, lui potrebbe dire provate a fare meglio di me, chiamate pure Guardiola, vediamo se... Diciamo che Guardiola è, eh, in caso di vittoria del Bayern nella Coppa, è condizionato a vincere. Esatto, ma infatti è così, poi eh, eh, probabilmente sai che quando si toccano i picchi più alti, dopo è facile scivolare. Eh, nelle, sì, nelle vedi, vedi l'Inter come, co come ha fatto nelle, negli, anni do, negli anni del Di prete Io prego il mio regista Gag Merighi adesso. Di, di, di attivarsi un po' e di fare tu qualcosa, non, de non devi pregare, devi ordinare, devo essere er hai ragione, io esigo dal mio ah. regista Gagmariglio che mi mandi il primo vi video de 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 del pomeriggio Earth, Wind and Fire September. Rieccoci, rieccoci in studio qui con fondo la Fossa, col barone zazzal di più giovane. E Gag Merighi che secondo me, era, era tra le comparse no, di questo sì, video. Questa eh, qua la volevo cantante. dedicare a Gabbo, era adesso suoi anni, mi ricordo. De andavo, eh, in, effetti, a lui. In, in effetti, quando ero giovane e con i capelli lunghi. Eh, allora, eh, oltre, oltre a finale di Champions, dobbiamo anche ricordare, perché è giusto che ieri sera si è, si è giocato anche le due semifinali di Europa League, sono passati il Chelsea e il Benfica, che si affronteranno nella finale di Amsterdam. Quando una, settimana, una settimana prima della, della finale di Champions League quindi sarà un, un, finale, un fine maggio ricco di, ricco di finali e di grandi eventi si parla tanto caro Barone dei, degli avvicendamenti di mercato a livello, a livello di giocatori questo che passa in questo club questo che passa in quell'altro ma quest'anno c'è anche secondo me un grande tormentone anche Rimescolamento delle carte così si può dire in panchina. Quest'anno più degli altri anni è, è, vero, è un vero, mercato vero. allenatori molto grande. Io molto ho delle chicche, caro discepolo. Inizia che... a scartarle. Allora, <ride> <chicche>. <ride> allora, intanto sembra dato per certo l'addio del signor Ancelotti dal PSG, e già questo è una, è una bomba importante perché si libera una panchina importante e soprattutto Ancelotti dove va. Eh, Ancelotti Ancelotti sembra corteggiato dal Real Madrid è un, un corteggiamento vecchio di anni eh, sì, è, sì, sono sì, tanti sì. anni anche prima di Murigno prima dell'era Murigno nel, nel Real Madrid ehm, c'è sempre, sempre stato questo, questo grande amore di Florentino Perez verso, verso il nostro oh, Carletto. Carletto sì sì, sì no, infatti quindi eh. se Ancelotti va al Real Madrid. Mourinho è già stato promesso, è cioè già praticamente promesso al Chelsea. Anche se io ho, un, io ho sempre avuto un'idea di Mourinho. Secondo me. L'obiettivo principe di Mourinho poi la vita è talmente strana, soprattutto in quel mondo del calcio. Che, che fanno, insomma, si fa molto presto a cambiare, a cambiare indirizzo. Secondo Mourinho. questa ipotesi questa cosa che qua Ferguson in pensione un mostro Ferguson Beh, la, un... la momento, il, cioè... esatto la migliore del mondo di sempre probabilmente perché esatto. ha vissuto esatto dal Manchester Beckham e Scholes, a quello di mm. Uni, Cristiano, Ronaldo. E Cristiano Ronaldo dei nuovi Van Vampers esatto. Cleverly Hernandez Eccetera, eccetera, è, vero, eccetera. è vero, è vero, è vero, è un è... mostro sacro sì, del sì, sì, calcio. Il sì, calcio mondiale, eh, sono, sono di quest'idea di movimenti sì, sì, a sì, livello di panchina. In... Tutto, tutto secondo me dipende dal signor Walter Mazzarri. Che cosa ha intenzione Walter Mazzarri, secondo me, il signor Walter Mazzarri se la sta tirando un po' perché secondo me vuole cambiare aria e Roma. Sponda giallo rosso. Sponda giallo rosso ovviamente, eh, è una delle sue. piazze eh, più ambite. Eh sì sì, 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 sì. sì. O dopo Napoli passare a Roma comunque non è male. No, no, anzi, anche perché secondo me la Roma in prospettiva ha il. Um, l'organizzazione um, di squadra migliore. Esatto. Secondo me a, i, a livello futuro ha dei giocatori giovani, tutti molto, molto. Eh, molto attrezzati già per, per competere, secondo me, ai massimi livelli, forse non per vincere lo scudetto nell'immediato, ma per tra arrivare tranquillamente tra le prime tre. Esatto. Anche perché, secondo me, il Napoli ne ha fatta, mh, secondo me ne ha fatta molta, mh, ha fatto tanta strada in questi anni. Infatti, sta per battere il record. Quest'anno, probabilmente, batterà il record dei 70 punti del Napoli di, di due stagioni fa ma la, secondo me la vera differenza di questo Napoli è proprio l'allenatore. È vero, è vero. Infatti ti, ci tengo a precisare che il signor Mazzarri, dopo Conte, è il secondo allenatore più pagato della Serie A. Ed è anche un vincente. Poi è, è, una, persona, è una persona abbastanza controversa perché eh, può stare antipatico. Cioè è una persona... È un allenatore, non è un allenatore particolarmente accomodante come può essere... Eh, allegri che si presenta esatto. magari con il sorriso e, o come possono essere altri allenatori è un personaggio un po più, un po più forte esatto. un po più, una un, personalità è più di personalità e quindi, e quindi le grandi personalità normalmente non sempre si fanno apprezzare per i propri meriti esatto. ma si tende sempre anche delle volte a, a o, lo in, esatto, o lo ami o no esatto però sì la vera differenza del, del Napoli oltre a come possono essere eh, Cavani, Cavani, e Amsic, eh, anche l'allenatore, secondo me, fa, fa, una grossa, ah, fa una grossa parte di questo lavoro all'interno del Napoli, anche perché probabilmente, a proposito di mercato, eh, Cavani purtroppo l'anno prossimo, probabilmente 90%, 90 se ne andrà da. Prende l'aereo dai. Forse prende l'aereo sì. l'aereo. Forse anche la nave, secondo me. <ride> Dici? Eh, Comunque, sì. io ti volevo dire che nel caso si concretizzasse questo, questo Mazzarri alla Roma, De Laurenti avrebbe già strizzato l'occhio al signor Di Matteo. Roberto Di Matteo, l'uomo che Matteo. lo ha eliminato dalla Champions l'anno scorso. Si parlava anche, proprio una notizia di, di ieri sera, di questa notte, di un interesse forte del Napoli. Per, di una voce, poi una voce però insomma, si, si tende sempre a gonfiare queste cose, del Napoli per Guidolin. Guidolin, Guidolin in panchina, secondo me è un è quel... Cioè, se, voglia, se, si, se il Napoli vuole continuare sulla pista Mazzarri, nel senso sul, sullo schema di gioco un po' di Mazzarri, secondo me Guidolin sarebbe il più adeguato, anche perché Guidolin è risaputo che anche lui è un personaggio che può stare più... O meno antipatico, è risaputo, però, che dove va le sue squadre giocano bene. È vero, no? Questo è vero. Però eh, mi sembra molto legato alla cittadinanza. È Udine. legato a Udine, sì. È molto, è molto, molto legato. E al Milan, al Milan, cosa succede? Gagliani vuole, vuol, Gagliani è, vuole assolutamente confermare Allegri, però, però il signor Silvio Berlusconi che non è uno da poco all'interno del Milan esatto, come in Italia in generale. esatto no, no, no. c'è quasi da farsi il segno della croce quando si parla del signor Silvio Berlusconi esatto eh, ehm, vorrebbe ha un'idea sai che lui esotica eh, eh, esotica, esotica. <ride> è stronzo. <ride> il signor Silvio <ride> è lo eh, possiamo è... chiamare qui tu Gag Merighi saresti d'accordo chiamare qui eh, l'onorevole Berlusconi a, a fare due chiacchiere con noi sul Milan però sul, solo sul Milan. Milan no non di politica naturalmente no. esatto no, non parliamo, parliamo di politica no che poi ti e, Mi co eh, compra, che compra voi due non è mica detto che sia una cosa brutta eh. Eh. <ride> no, ma, <insomma. ride> però comunque dai, torniamo nella serietà il esatto. eh, signor Silvio Berlusconi con questa idea estrosa vorrebbe il signor Clarence Seedorf. Eh, secondo me è, un, è, è, una be, è una bella idea. E poi è bello, è bello nel Milan perché... È, comunque, è bello Seedorf, No, è, bello, è bella come idea. Dico, è bello nel Milan che eh, si dia tanta... M, tanto, insomma, vengano riconosciuti così tanto questi campioni che hanno giocato nel Milan. Mi, mi, viene, in mente, mi viene in mente Tassotti, sempre come potere alle vero. spalle Troy Inzaghi che è diventato l'allenatore della... M, della, della primavera, insomma, sono tante. Insomma, tutti, tutti i giocatori che hanno fatto le fortune, le fortune di questo Milan, vengono immediatamente collocati all'interno della società. E questa è una cosa molto bella. Adesso, io ti faccio una domanda: prima di mandare il prossimo video, quindi dico al nostro regista Gagmerig che si prepari, sono pronto. Eh. Se tu fossi un grande allenatore e avessi la possibilità di andare a allenare una qualsiasi squadra d'Europa, delle grandi squadre d'Europa, chi andresti ad allenare per fascino, blasone, eh, eh, bagaglio tecnico, eccetera, eccetera? Eh, ci sarebbe da, da analizzare tante, tante cose. Eh, per, per piazza, per il momento che sta vivendo, eh, la Juventus, però anche se. Andare dopo Conte deve essere. Eh, il dopo conte deve essere dura per l'allenatore che verrà, vero? Eh, eh sì, perché come, come, come si è visto da tutte le parti, quando se ne va un grande vincente, è sempre, è sempre difficile ricostruire o fare altrettanto, come esatto. hanno fatto i grandi vincenti prima di te. Ma poi ti volevo fare una domanda: ma Ranieri sta allenando adesso? Allora, Ranieri, io eh, adesso mi, mi coglio impreparato su questa cosa, ma Ranieri dovrebbe essere l'allenatore del Monaco, del Il Francia. Monaco. Questo sceicco che vuole eh, un po' fare una cosa stile PSG, vuole comprare tutto e probabilmente... Io, io perché sono... Sei innamorato? Sono innamorato, no, delle sue conferenze stampa. Cioè, quando, questo uomo che è un po' pieno di tic, no? quando parla ci mette così in farne... Ha fatto bene, più volte bene a volte meno bene mi piace molto capito piace molto. e quindi <ride> lo vorrevo in Italia un'altra volta in Serie A <ride> va bene va bene insomma avanziamo questa candidatura di Ranieri non ha qualche squadra in una qualche prendiamolo squadra squadra. prendiamo Massimo eh non Mass Claudio Claudio Ranieri Massimo, Massimo, Massimo Ranieri lo, 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 lo possiamo prendere a cantare lo possiamo chiamare qui lo possiamo chiamare, chiamare. Anche certo, Claudio, possiamo anche, anche anche Lui e Mughini insieme Lui e Mughini, Mughini insieme no. Uno da una parte, Tanto uno dall'altra Il, il budget però. è qui Il budget so. è, esatto Ci sono gli sheikhi anche qui probabilmente <ride> Bene, basta dire delle stupidaggini Mandiamo il secondo video Walking on a Dream di Empire of the Sun Rieccoci, rieccoci in studio Abbiamo parlato fino adesso di squadre mirabolanti, città, sì. di grandi città e, e tutto. Adesso cambiamo totalmente il registro. Per oggi lasciamo, lasciamo in pace la Serie A Dai. e trasferiamoci nel campionato cadetto. Dove si sta per avverare, probabilmente questa settimana si avvererà. E io lo spero veramente con il cuore perché sarebbe una, una realtà stupenda. La realtà del Sassuolo. Del Sassuolo che tra l'altro sappiamo che non è neanche lontanissimo da noi, quindi sarebbe un'altra squadra emiliana che, esatto. che viene um, in serie A. ad aggiungersi al Bologna e al Parma nella, nella nostra Serie A. Sassuolo che eh, è primo in Serie B e se dovesse fare il risultato questo weekend, mi sembra contro il Padova, esatto. eh, approderebbe nella massima serie e sarebbe la più piccola città italiana di sempre. Ad entrare nel massimo campionato italiano, no, sono contento, sono contento per questo Sassuolo perché secondo me ha dominato il campionato di Serie B. È partita con 5 vittorie consecutive e poi mi piace il modo di gioco. Il suo allenatore, che è il signor Eusebio di, di Francesco è un, è un ottimo allenatore, che... Che, in questo, che in questo campionato ha fatto veramente vedere del bel calcio. con una signora squadra perché effettivamente ha dei giocatori che potrebbero giocare quasi. Tranquillamente, tutti, sì. sì, tranquillamente sì. Nel, 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 campionato, campionato. nel campionato di Serie A. Sì. E un, eh, però comunque ci sono anche. Ha, ha valorizzato anche giovanissimi talenti come mi viene in mente Berardi, eh, classe 94, un giocatore, 18enne... Un giocatore veramente favoloso sì. ed è già nel mirino delle delle big del, delle big, eh, delle big del, del campionato italiano Sì no infatti poi poi a me piace tantissimo eh, Boacchi e Missiroli. Eh sono due giocatori sono due giocatori che potrebbero che potrebbero milita mili militare tranquillamente nel, nel campionato nel massimo campionato, nel massimo campionato. E penso che li vedremo secondo me no? penso che li vedremo non, non, nella nostra serie sì, sono, sono sono convinto sono convinto che trovi anche ci sia anche lo spazio per alcuni per alcuni innesti per completare una rosa il presidente Squincy che oltre a essere presidente di Sassuolo, del Sassuolo è Presidente di Confindustria, lui quando comprò il Sassuolo qualche anno fa e militava ancora in Serie C e non aveva ancora lo stadio a norma e lo dovrebbe essere pronto sì, esatto. a mesi, eh, lui uscì con questa dichiarazione. Squinzi, per chi non lo sapesse, è oltre al presidente di Sassuolo e di Confindustria, è, stato, è il proprietario della MAPEI, il pre presidente della MAPEI. Eh, che per anni ha investito migliaia di lire e poi milioni di euro sul ciclismo. Quindi, insomma, è uno che i soldi per lo sport li ha sempre messi. Ecco, eh, Squinzi ha dichiarato io mi posso comprare anche il Milan perché io sono tifoso del Milan, sì. però parto dal, parto dal basso. Parto dal basso? Però voglio partire dal basso. E Sarebbe una bellissima una bellissima realtà del nostro, de, 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 del nostro campionato, del, della nostra. Italia, che è fatta, il nostro campionato italiano è fatto prevalentemente di squadre di, di città dal milione di abitanti in su, Beh, eh, come bene, Torino, io. Napoli, Roma, Milano, Genova, eccetera. Bologna, eccetera. Beh, Bologna ne, ha, ne ha un po' meno di, <ride> di abitanti, però è comunque, è, comunque una gran, è comunque una grande città e sarebbe bello che una cittadina di 40.000 abitanti andasse a competere con le, con le, le grandissime bicchia. squadre. Sì, italiane e, e poi infatti io una volta sono andato sono andato a vedere una, una partita del Sassuolo ed è, stato, ed è stato clamoroso perché veramente in questo sta nello stadio di Modena che tiene 20 22 mila persone sì. i tifosi del Sassuolo sono 500 è vero è veramente vero veramente pochissimi sono, è vero. normalmente le, 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 squadre, le squadre in trasferta sono, sono hanno un tifo più numeroso rispetto, rispetto a quelle di casa e poi oltre a Sassuolo, tu cosa, cosa vedi? <coughs> vedi? Uh, Playoff, seconda in classifica? Allora, eh, io come sec allora, io come seconda in classifica vedo, vedo, vedo il Livorno, che è anche, anche questa è una bellissima realtà perché ha preso molti giocatori dal vivaio, li ha fatti maturare. Ed ora è una, è una bella realtà. Mi viene, mi viene da pensare solo a, a Dionisi, esatto. ad esempio, che è un giocatore è stato un po' girovago, è cresciuto nel vivaio del Livorno, poi ha girato un po' per le categorie minore, è arrivato a Livorno l'anno scorso, facendo la differenza, e ora ha anche cuore livornese perché è anche capitano di questa è squadra. Vero, esatto. E poi al terzo posto c'è il Verone, che è sicuramente la squadra più forte dei playoff. Però i playoff sono sempre. È eh, sempre una, una sorpresa continua perché magari non arriva. Magari non arriva alla fine chi è più forte, ma chi è in quel momento è più, più lucido, più o, o più in forma. Così quindi attenzione all'Empoli anche e al Varese. Poi posso dire una cosa? Di pure Io spero proprio che il Verona non vada in atto. Non ti piace. No, Mandorlini, a me è stato antipatico. e tifo Empoli e tifi Empoli? Tifo Empoli per questa sfida playoff. Sempre se ci vanno, perché te sai che Sì, io so che eh, se, se superano i no 10 punti, i 9 punti più, più, di, punti, più, di, 9 più punti. di 9 punti, eh, se la terza, ha più di 9 punti di vantaggio sulla quarta, non ci saranno playoff. Quindi speriamo bene che ci siano. Speriamo bene che questi playoff ci siano per aumentare lo spettacolo. Intanto approfitto prima di mandare il prossimo video che è Saliro di Daniele Silvestri, saluto i nostri cari amici. Luca Zuffi. E Francesco Forni E poi i titoli delle canzoni Ve li dico un'altra volta Tanto ci vediamo Prossimamente E ve li faccio poi Ve li faccio poi sapere Sali Rodi Daniele Silvestri Dai pur. Che video è questo? È <ride> Proprio Favologo. Che video è bellissimo. Vero? bellissimo. Mi commuovo. Ci è, è emozionato anche Gag Merry. è emozionato anche Gag Cioè Ci ha, ha fatto una pirouette eh. e poi io... Gi Giusto così. Giusto così. Insomma, ancora lì che balla. ancora lì che balla. È vergognoso. <ride> Vergognati. Allora. Parliamo di uno sport che io, per questioni di centimetri, io e Gagnerig, per questioni di centimetri, non potremo mai affrontare, è, ed è il basket. Il basket dove si gioca? Si gioca prevalentemente il, la parte del basket: sono gli Stati Uniti, e la NBA è sicuramente il campionato più, più fiorente da questo punto di vista e eh, eh, sono iniziati sono i iniziati playoff, anzi sono nel suo, nel suo pieno svolgimento, ieri sera si sono giocate delle, mh, sono giocate delle partite dei playoff, della serie dei playoff. E eh, approfittiamo per parlare di questa cosa perché così, intanto, vediamo in vista in ottica nazionale italiana, gli italiani nell'NBA come. Come si stanno comportando il nostro, il nostro talento di, di San Giovanni in Persiceto, Marco Bellinelli, che approfitto per salutare, ha fatto 22 punti questa notte contro i Nets, che però purtroppo non sono serviti alla vittoria mh, dei suoi Bulls. E la serie è 3 a 3. E si, e si andrà alla partita finale. Sono, sono tutte serie molto combattute, anche se io comunque da appassionato di basket purtroppo lo riesco solo a guardare <ride> appassionato di basket vedo, vedo strafavorito i Miami Heat di LeBron James e LeBron James è in un momento della carriera in cui sta giocando secondo me la sua migliore pallacanestro e nel 2013 la sua pallacanestro è, è qualcosa si avvicina, di... avvicina veramente veramente alla perfezione una è co vero, no, concordo pienamente poi volevo dirti, volevo sottolineare la partita New York-Boston perché io l'ho seguita e ho visto un. Derby termine, della Costa Est. Eh, esatto, un Boston guidato da questo Kevin Garnett che è stato favoloso che ha fatto 16 punti e 18 rimbalzi e sono, i di, sono i 18 rimbalzi che fanno, che fanno scalpore non tanto i 16 esatto, punti esatto, che esatto. nell'NBA è quasi ordinare l'amministrazione, ma i 18 rimbalzi sono veramente, sono veramente qualcosa di stratosferico esatto e quindi si sono conquistati la permanenza nei playoff hanno, hanno, hanno passato il turno poi sottolineiamo l'uscita eh, dei, no, dei, dei, Denver, dei Denver contro, contro Golden State e io vorrei proporti in questo, in questo momento una cosa, un, una cosa un po' insolita per il nostro, per il nostro affondo la fossa. Io, se tu fossi un giocatore di basket, io ti dicessi che ci sono due giocatori come, due mostri sacri della pallacanestro, come Lebron James e Kobe Bryant. Porca. Allora, Kobe Bryant ci, eh, è, un, è un giocatore, lo sappiamo tutti, dei Los Angeles Lakers e... È riconosciuto, è riconosciuto da tutti Che tra l'altro parla un, un italiano abbastanza fluente Perché lui dice di voler concludere la carriera La carriera sì. in Italia Infatti la Virtus sì. è, è lì che aspetta Polaiata è, esatto. è lì che aspetta Un avvoltoio proprio e, eh, Però è riconosciuto per essere uno Molto rigido in campo Molto, molto ferreo Uno che se sbagli un tiro ti mangia la faccia Mentre invece Lebron È un giocatore che ti dice Beh andrà meglio la, andr andrà meglio la prossima tu con chi vorresti giocare? Facciamo, facciamo questo Toto. Premesso che sono due mostri sacrissimi del Beh, guarda, NBA dal 2000 in poi. Secondo me l'atteggiamento giusto. L'atteggiamento giusto che bisogna avere con i giovani è di. Non di massacrarlo. Durante, esatto, perché cosa succede durante le partite? penso di qualsiasi sport, è che quando si <coughs> crea l'ansia dentro un giocatore si porta all'errore, alzi la tensione, ma secondo me dopo l'ansia prevale e ti porta all'errore, quindi secondo me eh, anche se un atteggiamento molto più ferro ti potrà dare esperienza negli anni successivi. Una disciplina maggiore. Esatto, maggiore negli disciplina. anni successivi, però io penso che... Penso che sia meglio... La carota e il bastone. Tu sei per la carota sì, e il esatto, bastone. Esatto, insomma. esatto, tu esatto. Invece, tu invece che ti bastoni te ne intendi, eh Gautam. Tu con chi saresti? E tu, tu di tu carote. E io di carote, carote. soprattutto, esatto. Es <ride> sì, es es esattamente, ma infatti io ci vedo bene, sì, vedi? Le sì. carote fanno, fanno, <ride> eh, fanno bene alla vista, io ci, io ci vedo discretamente, non porto ancora gli occhiali, neanche le lenti a contatto, quindi... Tu sei. Un, io immagino che tu sia un fan di, di James Barba Arden dei, sì. degli Houston Rocket, vero? Grandissimo un grandissimo, un grandissimo sì. fan. Tu, tu schiacci, vero, Gatan? A canestro. <ride> Al canestro o da un'altra parte è stato, è stato uno dei campioni del mini basket del fino, mini... fino a qualche mese fa? Ma, ma è vero, io Allenato ho da Gabbo? Io, io, no, non è vero. Non ho mai fatto il prendeva. canestro. Io ho fatto il canestro, mi mettevo con le manine così, ma io volevo, volevo dire una cosa. Si, si narra di questa leggenda di, del nostro regista Gag Merig che a 11 anni fosse già alto come è alto adesso. È vero? È vero. Tu... Sì. Ah, ecco, boh, ok. Eh, come fai a conoscere questa leggenda? No, io non, non lo so. Insomma, sai, la gente parla un po' in giro, sai. no, anzi, io sono. Sapevo anche un'altra cosa. Che cosa? Che era più alto? Che era più alto perché portava le buffalo. Il cur perché portava. <ride> e poi, vabbè, la sera lui sa che gli piace andare, a mettersi i tacchi, mettere parrucche poi Secondo andare voi, a fare dei soldi. Ma fondi qui chi, chi li porta i fondi? Vabbè, eh, 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 insomma, lo, lo sceicco saresti poi te. Eh, esatto, Voglio esatto. dire, io, io non ho dello sceicco neanche lui. Lui, lui forse, ha i soldi dello sceicco. No, io io non ho. Giuro di io, io no. Giuro no. Giuro e di poi è no. singolo, eh, Si può anche sposare. Cosa? Si può anche sposare, è pieno di so è pieno, Non è vero che è sono pieno single, di soli. No. Dimmi che cosa ha fatto Houston, che io sono fan dei tiri da 3 di Arden. Dimmi che cosa ha fatto. Lo sai che cosa Houston ha fatto? Houston ha vinto 100 a 107. E hanno niente. I Rockets vincono. E adesso si giocheranno tutti nella prossima partita. In casa. È un andamento simile a... tra quello tra Boston e New York. E... Perché anche in questo caso Houston è, inizialmente era sotto 3-0 E poi la ha infilato la grande, due la grande vittorie La, la grande remontata. Hai visto però. come mi trovi preparato Su qualsiasi tua domanda puoi chiedere anche Cosa ha mangiato ieri Tiger Woods Che io eh, sì. te lo posso dire Cosa ha mangiato? Salsiccia secondo me Ha preparato il kebab ha preparato. Gag, <ride> Gagmerighi Ha preparato il kebab Oh giusto Ma, ma lo fa bene Secondo me sì, lui sì, è, sì, è, pratico. è Sei pratico di quelle Praticissimo. cose Praticissimo di questa cosa, dai, eh, ascoltami invece di, di star lì a eh, a, bambanare. a bambanare, mandami Space Cowboys di Jammero e poi oh, no, ascoltano esatto. Everything. Eccoci, rieccoci in studio. Eh. Di, volata, di volata. Di volata, di volata. C'è stato qualche, qualche inghippo tecnico, ma l'abbiamo risolto, risolto brillantemente. Uh, come diciamo no, eh, stata eh, una preview. Grazie, una, preview gi giusto, una preview. Giusto, giusto, no, giusto. No, giusto eh, non, non ci, ci piacciono in, queste, queste cose. No, cioè. Esatto, giusto, giusto, giusto. Bravo, bravo Gagmeri. Vai a preparare il kebab, <ride> per favore. <ride> Per tutti però. Eh. Tu lo mangi, assolutamente, beve, assolutamente, beve. assolutamente, assolutamente, assolutamente. Senzato. Una comunicazione di servizio. Noi ci siamo dimenticati di dire che è una cosa importante perché è un avvenimento che in Italia è importantissimo. Eh, sì. Domani da Napoli parte il Giro d'Italia. Da Napoli torna campione. Proprio lì. Uh, eh, Ma um. Dio, se non le rubano, può darsi che ci siano. Non, non lo so, una bicicletta da corsa normalmente costa 12.000 euro. Vabbè, fanno, de, fanno dei soldini, insomma. Beh, sempre i sceicchi lì dietro. Sempre i sceicchi, <ride> esatto. Sempre, sempre. Parte da Napoli e arriva a Brescia. Sono 21 tappe. E la madrina del eh, del del Giro d'Italia quest'anno sarà niente popò di meno e a proposito di popò eh, di Ale <ride> sarà Alessia Ventura la moglie di Pippo Inzaghi se vogliamo chiamare anche Alessia Ventura qui a anche, anche, Pippo, anche Pippo se vuole venire Pippo fino al mondiale sì. e poi smetto come si dice come si dice in questi esatto. fammi vedere un'esultanza alla Inzaghi alla Inzaghi così mi mm. cascano anche le cuffie contro, <ride> contro la Pro Bressanone eh, la barriera esatto. di allenamento su 18 0 allora un... esatto, anche contro è, la primavera è, del Milan lui... Lui bandierina è, cioè, e lui... poi la rompe non si tiene parliamo di calcio parliamo dell'ultimo avvenimento che esatto. c'è stato a 100 nel, nel, nella settimana il lunedì 29 aprile allo stadio Bulgarelli di Cento si è svolta la partita tra nazionali, italiane e artisti tra cui c'è anche il mio, il, grande, il mio carissimo amico Fedro C'era anche Fedro, Pedro del grande fratello grande E poi eh, contro le vecchie glorie della Centese, hanno vinto esatto. le vecchie glorie della Centese 3 a 2 E nelle vecchie glorie della Centese c'è anche, lo dico per chi ci vuole ascoltare nelle prossime puntate eh, C'era anche Mister Farolfi, l'attuale mister della centese, che spero esatto. voglia accogliere il mio invito di raggiungerci qui ogni tanto il venerdì ad affondare la fossa che facciamo dei chiacchiere un po' tecnico-tattiche. Tecnico-tattico come diceva il signor Capello. Fabio Capello che esatto. peraltro è la moglie di San Giovanni. Voi, che bravissimo, si è sposato proprio a San Giovanni. Si è sposato, esatto. Che cultura del calcio che c'è. Comunque ti, ci teniamo a dirti che tra gli ex bianco-azzurri c'era il signor Ferrioli, Ginesi, Bra Bramini, Vinci, Gallerani, Cervellati. Farolfi, come tu hai ricordato, Bini Benè e poi tanti altri. C'era anche Fausto Pisti e Checco Palmieri, due giocatori che hanno giocato in serie, Checco Palmieri. Uno dei miei grandi idoli però leggerissimamente appesantito. Appesantito, eh. Mm, diciamo che lui era, era un bomber d'ara non, non, non l'ho proprio visto. Diciamo che l'ho visto più in forma. Ecco. Beh, sai chi c'era. Diciamo che Eco Palmieri, se vuole venire qua anche lui, ne parliamo. con eh, Sai che c'era tra l'altro? Chi c'era tra l'altro tra gli artisti? C'era il signor Uomo Gatto, mi hanno detto. Esatto, esatto. Uomo Gatto, quello che. Pulsantone, eh, eh, le so, le, le so. Grande tifoso del Bayern tutte. di Monaco, tra l'altro. L'uomo bello. Si sta godendo in questo momento. Se dovesse vincere Borussia Dortmund, eh, non se ne abbia male. Insomma, eh, insomma diciamo che. Va Vabbè, I, i, sono cacio, sono, sono, sono cioè. cose che succedono. Capita spesso al Bayern di Monaco dire la verità. Beh, una cosa che ci tenevo a dire è che su questa partita che praticamente la partita era a scopo benefico esatto. legato alle, alla Molto ricostruzione importante. post terremoto per, Esatto, eh, esatto. e poi era anche un festeggiamento per il centenario della centesima Esatto, esatto, sono cose. Su queste, questi eventi a scopo benefico sono sempre delle cose. Molto molto bene accette. Ed è, ed è giusto che continuiamo a, a coltivare queste cose anche pe, pe, per le generazioni che verranno, insomma, ma tu poi non lo sai, ma eh, hai proprio non, come spalla un ex, non diciamo gloria, perché sarebbe perché un ho, insulto, no, no. Okay. Eh, un ex uno che ha fatto le giovanili nella centese, con scarsi risultati, con, immagino, dai, da, scarsi. Risultati. Io mi ricordo uno no. score impietoso di due gol in <ride> due anni e mezzo, ma non è me che no, sei no, 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 no. Io, io purtroppo ho visto, ho visto <ride> delle cose, come, come si dice in certi casi, ho visto cose che voi umani non, non potete nemmeno immaginare. Però sono stati anni che mi, dove mi sono divertito, ho conosciuto molte persone che c'erano proprio questa partita, e le saluto e le ringrazio, perché molte di queste mi sono stati da maestri proprio per crescere nel calcio giocato. Con pessimi risultati, ribadisco. Vabbè, dai, adesso, oh, poi chi sta parlando? Ma io, infatti, non io, cioè, <ride> ho una panza, ho una panza tanta. Io non, mi ricordo da eh, piccolo. Io non gioco, dai, Gabbo, vieni a giocare. Ci serve il palo. Ci serve il palo, <ride> no, ecco. Vedi, No, perché la palla solo, già era prenotata. Po posso Paolo. solo, posso <ride> solo fare quello. Eh, <ride> senti, bravo, bella abbronzato. Manda il prossimo video. Allora, let's go. <ride> Rieccoci, rieccoci in studio l'ultima volta con Afonda la Fossa, il barone Fortale, il discepolo più giovane, Gagmerigi e Luca. Adesso facciamo un po' di sana informazione e leggo gli avvisi dove normalmente inizio a balbettare, a dire qualche farfugliamento, sciocco. No, e soprattutto a non fare pubblicità occulta. Abbiate no, esatto, abbiate, abbiate un po' di pazienza. Yeah. Venerdì 10 e 17 maggio 2013, presso il bar del Jack da San Giorgio di Piano, Aperi Sound, dove, nosera, dove suonerà il nostro ninni DJ direttamente da Deep, dal programma DPU. E sarà, ci sarà la nostra Valentina Dilella, che è eh, la ragazza immagine qui di Cicento. Sabato 11 maggio in piazza Pertini e Baricella c'è la notte bianca, quindi vaci perché tu sei uno degli ospiti. Sempre presso... Solo il... io? Solo te. Sì, no, io non sono impegnato. Sera. Va bene, ci vado. Allora, mercoledì 15 maggio, sempre presso il bar del Jack a San Giorgio di Piano, c'è sempre Appery Sound e suonerà però Eldarco DJ e noi di C100 siamo lo sponsor ufficiale. Nella serata è uscito un nuovo disco di GCM Music e Alka Record Label in collaborazione con Black Widow Records and Desert Dreams Production degli Stati Uniti. Sono orgogliosi di presentare il nuovo lavoro della dark rock band The Mach Shots Love and Lust and Revenge. Poi... Che inglese. È vero? Quasi, inglese. quasi madrelingua. Mamma mia. Potrei anche aver sbagliato a dire qualcosa. Eh. Abbiate un po' di pazienza. <ride> Ricordiamo inoltre che venerdì alle 19.30 c'è la seconda puntata di NET TV Quindi non andate via, state attaccate al computer un'oretta a fare i cavoli vostri Poi guardate eh, NET TV Nuovo programma sul football americano con, eh, in collaborazione con la Neptunes di Bologna E poi domenica 5 maggio Sunday Rocky Sunday eh, con la nostra amica Tiziana Che probabilmente lei essendo grande esperta di sport saremo onorati di avere qui in studio Dai Poi sempre... Eh, Domenica 5 maggio, programma Italian Pie ospita We're All to Blame. E poi in collaborazione con la gelateria oh, Lilla: se avete voglia di. Ne abbiamo degli ospiti. Eh? ne avremo degli ospiti assolutamente sì, sì. 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 io sì. chiedo sì. poi se qualcuno sì. vuole venire bene. Cioè, intanto c'è già il, il, parroco. il parroco di decima che vuole venire il parroco di decima il parroco di decima insieme alle truppe delle suore anche addirittura <ride> sì. sì. vuole venire qua addirittura fa bene insomma è è, 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 ha bisogno quel ragazzo si sì, si sì, è indemoniato ah, assolutamente poi se volete un buon gelato da mangiare andate a Bologna a Geraterrea Lilla via, via Ramenghi 16a e noi siamo ci saremo rio in Italia, esatto. Io ci sono già andato spesso e vi posso garantire che il gelato è molto buono. Dopo aver criticato la mia pancia e tutto quello che ne consegue, io saluto Gag Merighi, Luca, il Barone Zasta, e dal discepolo più giovane. Vi auguriamo. Aspetta, Fai la faccia cattiva più cattiva Ringhia Guarda la telecamera. Quando bocca prende, culo rende. Saluto le medicine e chi le vende. Ciao a tutti. Ciao a tutti.